Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Storia dell'intrattenimento audio-video, episodio 6. La madre di tutte le guerre dei formati. Abbiamo completato il precedente episodio introducendo la figura di Thomas Alva Edison, il più importante inventore di fine Ottocento. Lo abbiamo citato con riferimento alla storia del precinema, ma Edison aveva già avuto, e continuava ad avere in quegli anni, un ruolo da protagonista anche nella storia della riproduzione sonora. Ripartendo dal fonoautografo di Leon Scott, che abbiamo approfondito nel secondo episodio di questa storia dell'intrattenimento audio-video, Edison ha per esso un'intuizione geniale. L'apparecchio dell'inventore francese consentiva infatti solo di registrare i suoni, senza la possibilità di riprodurli. Al cilindro di nero fumo di Scott, Edison sostituisce un cilindro di ottone, ricoperto da un sottile foglio di stagno, impressionabile con dei microsolchi da una puntina di acciaio. Il solco inciso poteva essere ripercorso dalla stessa punta di acciaio, collegata direttamente ad un cornetto acustico. Per la prima volta nella storia, Edison incideva e riproduceva la sua voce, mentre declamava il verso iniziale di una nota filastrocca inglese, Mary Had a Little Lamb. La ascoltiamo nella versione originale e in una versione pulita digitalmente. Il brevetto della prima macchina parlante o talking machine viene registrato da Edison come fonografo il 24 dicembre 1877. È la data di nascita ufficiale della riproduzione sonora. Vediamo il funzionamento pratico del fonografo con l'ausilio di un utilissimo video presente su YouTube. Tutti gli estratti di questo episodio della storia dell'intrattenimento audio-video sono reperibili in descrizione. Hello, hello, hello! Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Ha, ha, ha! Tinfoil phonograph. Con il grafofono del 1880, il foglio di carta stagnola, tin foil, di Edison viene sostituito da un cilindro in cera, intuizione di una coppia di collaboratori di un altro grande inventore, l'ingegnere tedesco di origini ebraiche Emil Berliner. Emigrato a New York per evitare di essere arruolato in guerra, Berliner inizia a lavorare per Graham Bell, realizzando il primo microfono, che sarà poi utilizzato nei primissimi telefoni. Nel 1887 Berliner trasforma il fonografo di Edison nel grammofono. La fondamentale idea di Berliner è quella di sostituire a rullo un disco, letto da un fonorivelatore, una rudimentale puntina collegata ad un corno di amplificazione. Il vantaggio è subito evidente. Il disco, inizialmente di stagno, bagnato in cera e benzina, può essere prodotto più velocemente per mezzo di uno stampo o master. Il brevetto del disco fonografico viene registrato da Berliner nel 1889, lo stesso anno in cui il fonografo attraversa l'oceano per arrivare in Europa a registrare, e quindi preservare, le voci di tutti i più grandi personaggi del tempo. Nelle intenzioni di Edison, infatti, le prime applicazioni del fonografo non sono pensate per riprodurre musica. Con la fondazione nell'ottobre del 1887 della Edison Speaking Phonograph Company, Edison intendeva promuovere, e quindi vendere su larga scala, l'uso del fonografo negli uffici,
in supporto agli stenografi, consentendo la registrazione di brevi messaggi o lettere da battere successivamente a macchina. Per questi scopi, a 10 anni dal primo brevetto, nel 1888 Edison introduceva dapprima l'Improved Phonograph, seguito subito dopo dal Perfected Phonograph o Phonograph Graphophone. La North America Phonograph Company e soprattutto la sussidiaria Columbia Phonograph Company, la futura Columbia Records, saranno le prime aziende a gestire monopoli locali. La Columbia Phonograph Company in particolare inizierà a commercializzare i primi cilindri in cera con brani esclusivamente musicali, sancendo la nascita dell'industria della riproduzione musicale. In quegli anni i cilindri suonavano pressappoco così. Se il fonografo di Edison era pensato nativamente per la parola e la musica era solo per un mercato di nicchia, il contrario avvenne per il grammofono di Emil Berliner, che già nel 1889, a 2 anni dal brevetto del grammofono, fondava la Berliner Grammophon, la prima etichetta discografica della storia. All'inizio i dischi sono di diametro più piccolo rispetto a quello dei dischi che conosciamo, 17 cm circa, e hanno una velocità di rotazione di circa 70 giri al minuto, ma l'impiego è limitato all'industria dei giocattoli europea, visto il livello di fedeltà audio molto minore a quello dei cilindri. Per quanto sono riuscito a ricostruire, il brano Call Me Thy Own, inciso nel 1892, è il primo disco della storia, registrato su una sola facciata, ma sarà così fino al 1908, e privo di etichetta. Le informazioni in quegli anni erano impresse direttamente sul disco. È solo dal 1896, con la fondazione della National Gramophone Company, con sede a New York, che Berliner inizia ad affacciarsi anche sul mercato nazionale, non abbandonando quello europeo, assistito dalle sussidiarie Gramophone Company in Inghilterra e soprattutto Deutsche Grammophon in Germania, la più nota etichetta discografica europea per la musica classica. Il disco più remoto che si può ascoltare è questo. Il valore delle invenzioni del fonografo di Edison e del grammofono di Berliner, con i loro molteplici usi, è dimostrato anche dall'attenzione che ricevono dalla stampa dell'epoca. Al gennaio del 1891 risale il primo numero di Phonogram, organo di stampa ufficiale della North American Phonograph Company, un mensile interamente dedicato a questo apparecchio e ad altre tecnologie nate proprio in quegli anni, come i primi telefoni, l'energia elettrica e le prime batterie. Al fonografo sono dedicate anche convention annuali, ampiamente commentate tra le pagine della rivista. Questa prima stampa specializzata è una fonte di conoscenza preziosa su tutti gli aspetti di contorno, come quello della registrazione, non ancora supportata da microfoni. Non esistendo neanche il concetto di studio di registrazione come ambiente dedicato allo scopo, le prime incisioni dei numerosi cilindri che iniziano a riempire il mercato, soprattutto quello dei fonogrammi a gettoni, i primi jukebox, avvengono in music room, stanze isolate, più o meno trattate, nelle quali le piccole orchestre o i solisti, non senza qualche difficoltà per evitare distorsioni, suonano o cantano di fronte ad un grande corno, funnel, che ha lo scopo di catturare il suono e registrarlo su supporto fisico, rullo o disco. Al novembre del 1896 risale il primo numero di Phonoscope, un mensile di più ampio respiro dedicato, come riportato in copertina, alla riproduzione sonora e visuale.
A quell'anno il mercato offriva diverse opzioni per l'intrattenimento domestico a livello sonoro. Per far suonare i cilindri c'era il Model A, prima versione dell'Edison Home Phonograph, ancora con motore a orologeria e carica a manovella, e il Type A Graphophone della Columbia. Per i dischi invece solo il Gramophone, ancora privo di modello. Su disco Berliner, in quello stesso novembre 1896, compare anche il primo brano mai registrato da un afroamericano, The Whistling Coon, cantata e fischiettata da George Washington Johnson. Nei tre anni successivi i modelli Columbia arriveranno a 5, con l'Home Grand come top di gamma, diremmo oggi. Il fonografo di Edison conterà ben 7 modelli, con il Premium Price Concert. I concorrenti risponderanno dapprima con il Polyphone e quindi con il Grand Polyphone, dotato di 2 trombe e 2 stilo per incrementare il volume sonoro. Lo Zonophone e il Vitaphone saranno invece i concorrenti più a buon mercato del Gramophone di Emil Berliner. La storia dei primi fonografi, grafofoni e grammofoni prosegue in questi primi anni tra infrazioni di brevetti, imitazioni, querele e vicende giudiziarie, compiutamente riportate tra le pagine di Phonoscope. Si chiude così il XIX secolo ed inizia il XX, con il 1901 ricco di altre novità. La National Gramophone Company di Emil Berliner cambia denominazione in The Gramophone and Typewriter Company, con logo il celebre quadro dell'inglese Francis Barrow, raffigurante il Jack Russell Terrier che era solito ascoltare dal grammofono la voce registrata del suo defunto padrone. His Master Voice, la voce del padrone, diventerà il nome dell'etichetta discografica. Nello stesso 1901, a Camden, nel New Jersey, viene fondata da un collaboratore di Berliner la Victor Talking Machine Company, dapprima dedicata alla commercializzazione di apparecchi e poi alla registrazione e distribuzione dei supporti. Al prossimo episodio della storia dell'intrattenimento audio-video, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.